Good afternoon to everyone. Buon pomeriggio a tutti. E siamo qui per uh, il TinyML Meetup uh, Italia. E oggi siamo fortunati ad avere Gianmarco Iodice con noi uh, a presentare TinyML, a practical analysis of the technology that will make AI ubiquitous. Um, so, for if there are English speaking uh, people on the, on the call, um, I have to apologize because today the presentation will be in Italian. Uh, the slides will be in English, but the presentation will be in Italian as, uh, as this is the Tiny Mail Italy and we're making it uh, specifically Italian for, for people that don't speak uh, English too well. Um, so I'll continue in Italian now. Um, so buongiorno, buon pomeriggio a tutti, benvenuti e, e iniziamo a presentare. Allora, um, innanzitutto diciamo che siamo qui per, uh, per il, con la Tiny Mail Foundation, che è un una, una fondazione che praticamente sta educando il mondo uh, intorno alla tecnologia Tanyamelle e uh, siamo fortunati di avere tanti sponsors uh, come vedete qui quindi E.ON on uh, devices ARM, Deep Light, Edge and Pulse, EMSA, Photo Hub, Green Waves, Groovy, Imagibob, Imagimob, Itemis, Clicatec, Latent AI, Maxim Integrated, Analog Devices, Micro AI, NXP Prophecy, Qualcomm, Kixo, Reality AI, Renesas, Rixen, SAP, Seed, SensiML, ST, uh, Stream Analyze, Synsense and Sintient. e Sintient. Grazie a tutti questi sponsor siamo qui e siamo in grado di potervi um, dare questa presentazione oggi. Un paio di cose prima di iniziare. Um, allora, ci sarà per, per tutti quanti ehm, per tutti voi interessati a TinyML: ci sarà eh, un summit eh, in, eh, a marzo 28-30. Eh, di persona a, a San Francisco. E, mh, vi invito tutti a chi può a partecipare perché sarà un'ottima un occasione per imparare di più ehm, e esporvi di più al, al mondo di TinyML. Uh, I'll say this in English as well for the ones of you that. Are here uh, that don't speak Italian. There is TaniMal Summit coming up in uh, in March, and uh, for all of you that um, are excited about this space as much as I am, uh, you should definitely uh, join us in uh, in San Francisco for this uh, awesome event, March twenty eighth to to March thirtieth. And uh, I also say that I apologize, but this is going to be an Italian presentation, so I'll continue in Italian for the ones of you that um, are here. Um again apologies, but we're trying to keep it specific to Italian speaking um people that don't understand English that well. Um, so uh, una cosa importante per tutti quanti, se siete interessati a seguire uh, presentazioni presentazione di Tani ML, ci sarà un'ottima presentazione da Marian um, il, uh, il 2 marzo, e questa è una presentazione speciale che avviene ogni mese. Um, e si chiama Tanya ML Trailblazer Series. Poi invito tutti quanti a ehm, iscriversi al meetup e al, uh, all'account LinkedIn che vedete qui. Eh, il, il gruppo sta crescendo, vedete quante persone stanno eh, partecipando a questa, a questa comunità, quindi vi invito a tutti a iscrivervi su questi um, canali per seguire di più quello che sta accadendo in tutto il mondo. Un'altra cosa eh, importante è che tutto quello che, che facciamo qui su TinyML, eh, tutti i TinyML Talks vengono registrati e eh, vengono messi su, eh, su YouTube channel di TinyML, quindi youtube.com youtube.com.tinyml. Mi raccomando, iscrivetevi in modo da seguire tutte le presentazioni che vengono in tutto il mondo. Questa è quella specifica italiana, ma ci sono presentazioni in inglese e eh, in tutto il resto del mondo. La prossima presentazione sarà una presentazione, che... una presentazione martedì 22 febbraio su software e hardware co-design. E poi ultima cosa che volevo dirvi è che tutto quello che presentiamo oggi verrà poi messo su YouTube e le slide verranno messe sul forum e tanivelle.org. E poi alla fine della presentazione faremo un, um, un, uh, diciamo faremo un piccolo survey per, per sapere come sta andando. E quindi vi invito tutti a rimanere, um, partecipare fino alla fine. E ancora più importante, eh, c'è la possibilità di fare domande a Gianmarco che presenterò in un istante. E, um, quindi se avete domande fatele utilizzando l'icona eh, QA. Eh, sotto, al, um, sotto qui a, a Zoom, in modo da poi eh, permetterci di, di fare domande live a Gianmarco e ricevere risposta. E poi se funziona? Ok, ecco. Allora, innanzitutto, um, volevo, volevo appunto presentare Gianmarco, che abbiamo la fortuna di avere qui con noi oggi. Gianmarco Iodice, um, che si occupa di Machine Learning ad ARM e um, ha sviluppato tante librerie uh, per accelerare um, il, machine learning, il, il machine learning workload su, um, su Architettura Arm. E um, l'ultima cosa, siamo insieme, in realtà insieme abbiamo eh, fondato il eh, Tiny ML UK e ehm, Gianmarco un'altra cosa importante che, che voglio che sappiate tutti è che Gianmarco sta scrivendo un libro su Tani e quindi vi invito a eh, diciamo controllare questi canali perché ci sarà un libro a breve e tra l'altro ne parlerà credo tra poco e questo sarà un bel libro introduttivo su Tani Tanyamelle oggi diciamo l'obiettivo della, della sessione di oggi è proprio quella di introdurre Tani Tanyamelle e avere Gianmarco Visto, visto la sua esperienza e, e la sua expertise, ehm, avremo, avremo Gianmarco che presenterà un po' eh, lo stato dell'arte de, di, di questa nuova tecnologia. Quindi Gianmarco, benvenuto, grazie di essere qui con noi e lascio la parola a te. Ti passo grazie mille dentro. Alessandro. E... È veramente un piacere onestamente di essere qua, speravo di essere di persona lì, ma non si sa mai, magari in futuro, ma sì, e oggi va bene, sono qua, come ha detto Alessandro, per eh, fare questo talk introduttivo riguardo eh, Tani e Mel, questo, questo campo che eh, ne parlano tanti perché c'è in, in, interesse, ci sono... Eh, numerosi ambiti in cui può fare la differenza, ma soprattutto può fare la differenza perché può rendere eh, l'AI ubiquita. Allora, la, la presentazione è divisa in diverse sezioni. Nella prima parte introduttiva, ehm, presenterò Tanya Mell nei suoi aspetti più ehm, basici, parleremo un po' di machine learning, un po' di system embedded. Nella seconda parte eh, parlerò della terminologia e delle componenti alla base di Tanyamel. Eh, come dovete immaginare, tutte le volte che c'è una nuova tecnologia che arriva, qual è la parte più complicata? Sicuramente la terminologia. E ce n'è tanta in questo ambito perché è un campo multidisciplinare. Nella terza parte, poi presenterò alcune delle challenges. Non sono tutte, perché ovviamente ci sono challenges, eh, come in tutti gli ambiti. E nella quarta, diciamo nella quarta e penultima sezione, eh, faremo, mostrerò una demo di come eh, può avvenire il deployment o come, di un'applicazione TaniML per mezzo di Edge Impulse, Arduino. Eh, su, in, in realtà, ho menzionato nell'abstract Arduino Nano, ma in realtà sarà probabilmente a Raspberry Pi Pico. Comunque passiamo alla prima slide e, ehm, diciamo, e presentiamo Tanya Questa è più o meno la definizione che potete trovare eh, Mari su internet e anche la definizione che Mari eh, troverete nel, nel libro eh, che, ho, che ho finito di scrivere eh, da poco. È un campo all'intersezione di machine learning e di system embedded per permettere lo sviluppo di applicazioni intelligenti su dispositivi che sono estremamente low power. Ci sono tre keyword evidenziati in verde: Machine learning, System Embedded e Low Power. E c'è anche una parola che è eh, sottolineata, che è intersection. Questo è un campo in cui eh, machine learning e System Embedded non sono due entità separate, sono due entità che devono conoscersi al meglio. Se non, con non si conoscono, non può esistere machine learning. Com'è che posso dimostrare questo? Ho avuto la fortuna in questi anni eh, di, eh, di, di lavoro in ARM di aver mh, praticamente eh, lavorato solo e esclusivamente su machine learning, eh, dai server fino ai microcontrollori. E quello che abbiamo di fronte in Taniamel è sicuramente qualcosa di eccezionale, ma anche diverso di quello che, per esempio, abbiamo visto sugli smartphone. Perché, eh, ad esempio, nel senza, ora è vero che non ho ancora accennato machine learning. Però diciamo che nel 2012 abbiamo assistito a, una, a un cambio di trend nel, nello sviluppo di questi algoritmi con AlexNet, che fu un'architettura una, un che eh, fece la differenza e che poi, bas basandosi su quella, poi Machine Learning si è evoluta. Perché cioè, qual è la differenza? Negli smartphone, es essenzialmente, eh, quando ci sono state le prime architetture sviluppate nel cloud, non è che c'è stato diciamo, un cambio di architettura per eh, sviluppare questa applicazione sui telefoni. Semplicemente queste applicazioni sono state portate sui telefoni e andavano. Magari non andavano a... Performance, con performance eh, eccellenti, ma potevano essere eseguiti. In questo ambito invece è totalmente diverso, cioè non solo non possiamo eseguirlo magari in maniera ottimale, ma non è neanche possibile eseguirlo, perché ovviamente i dispositivi che abbiamo di fronte hanno veramente poca memoria. Quindi è per questo che c'è un'intersezione. C'è low power e questi tre ingredienti come eh, si dice, sono quelli che probabilmente porteranno l'AI a diventare ubiquita. Se cercate la definizione di ubiquito, di AI ubiquito, probabilmente troverete diverse, um, eh, diverse definizioni. Quella che sicuramente piace più a me è quella che eh, l'AI ubiquita per me è, quella tecnologia che è intorno a noi, non ce ne rendiamo conto, la usiamo tutti i giorni in maniera normale. Ovviamente, questo apre ehm, ehm, anche ehm, importanti ambiti di, di riguardo a security, perché è una tecnologia che eh, ha bisogno di acquisire dati, ma ha il potenziale per rendere AI ubiquito, cioè qualcosa che ci aiuterà per il meglio, ma non ce ne renderemo neanche più conto perché sarà intorno a noi. Allora, in questa seconda slide di questa presentazione, presenterò prima, il primo ingrediente, il machine learning, questi algoritmi che apprendono automaticamente dall'esperienza, quindi con il tempo e con i dati, come comportarsi. In parola povere, non sono altro che algoritmi che ehm, si comportano in base a quello che gli viene, eh, gli viene passato, cioè l'utente ha solo il compito, ovviamente, di realizzare. Eh, di architettare comunque questi questo algoritmi, che le più famose sono sicuramente le reti neurali, e anche il compito di fornire dei dati e delle etichette a questi dati, che cosa sono questi dati, ad esempio immagini di, anim di animali, di persone, e tramite un processo di training la rete neurale sarà capace di, um, um, di comportarsi come effettivamente vogliamo. Da notare che qua non, non sto parlando di architetture assolutamente, teniamo i concetti assolutamente generali, e, eh, però quello che è importante sottolineare è che questa rete neurale di per sé, qual è l'aspetto che la rende unica? Non è neanche tanto l'architettura, l'architettura è importante, ma quella che rende unica la rete neurale sono i pesi, i weights, i, questi coefficienti che... Eh, permetteranno di ottenere la risposta che vogliamo in base a degli input che noi dobbiamo ovviamente fornire. Cosa, come funziona in generale? Cioè nel machine learning quello che è importante sono i dati, i dati sono tutto. Senza questi non abbiamo assolutamente eh, un modello che è capace di apprendere in maniera automatica. Essenzialmente le fasi sono due, cioè una prima fase in cui noi forniamo una serie di dati alla rete neurale che vogliamo allenare e la rete neurale nel processo di training aggiorna i pesi, quindi i pesi sono dinamici, i valori dei pesi cambiano continuamente per cercare la risposta migliore. Una volta che la fase di training finisce possiamo fare il deployment, cioè la rete neurale... È allenata, i pesi sono generalmente costanti, quindi non cambiano più, e possiamo metterla sul target device. target device può essere, ad esempio, anche il cloud, può essere un telefono, può essere anche il microcontrollore. Da notare che ho, che ho messo una nota sotto i pesi perché questi in genere sono costanti. Perché è importante sottolineare, questo sarà chiaro: breve perché, ma il fatto che siano costanti può essere un aspetto da considerare perché può fare la differenza quando eh, facciamo il deployment su microcontrollori. Ma prima di parlare del target device, una piccola nota al machine learning, perché se ne parla tanto, perché veramente sta trasformando tutto, quasi tutte le applicazioni. Lavoro allo stato attuale, esempio per... Ehm, con la libreria Uncompute Library, che è una libreria per ML, per i processori Cortex-A, che sono CPU, e per Mali-GPU. E posso garantirvi che la maggior parte delle applicazioni sugli smartphone sono attualmente powered by ML. Quindi ML fa la differenza. Ma cos'è che è cambiato in questi ultimi anni? Sono cambiate tante cose, ma sicuramente quella che ha fatto la differenza è proprio questa. Siamo passati da un approccio feature engineering, alle reti, di, alle convolutional networks, alle CNN. Qual era l'approccio che si usava molti, eh? molti anni fa? In realtà, non moltissimi anni fa, parliamo più che altro del 2012-2013, più o meno, l'approccio era il seguente: avevamo ancora i dati perché il machine learning c'era e si usava. Però non la la, le reti neurali erano ancora molto semplici e, e purtroppo, non potevamo um, fornire, di, ehm, ad esempio, di raw data, eh, le immagini direttamente alla rete neurale. Diciamo che lo sviluppo di questa disciplina, o del deep learning, che spiegherò in breve che cos'è, si è avuta più che altro nell'ambito della computer vision. Qual è stato il cambio? Il cambio è stato nel fatto che ehm, siccome non potevamo fornire le immagini direttamente alla rete neurale, perché eh, per un numero immenso di parametri che erano necessari per la rete neurale e anche per il rischio di overfitting, c'era bisogno di estrarre delle caratteristiche, delle features dall'immagine. Queste features erano, diciamo, scoperte manualmente dal, eh, dagli ingegneri, dai ricercatori. Eh, una famosa sicuramente è stata HOG per person detection per, per, per alcuni anni, in modo tale da ridurre il numero di input da fornire alla rete neurale. Questo permetteva di avere delle rete neurali funzionanti, ma ovviamente l'approccio non poteva scalare. Si cambiava dominio di applicazione, c'era bisogno di scoprire altre features. E per questo che sì, c'era, ma non era così, eh, diciamo, all'avanguardia come ora. Quello che è successo da, nel 2012, ma in realtà anche già un pochino prima, è il fatto che le reti neurali non solo si comportano, di, eh, hanno il compito di, eh, di fornire la risposta, ma hanno anche il compito di scoprire le features. Quindi, eh, allo stato attuale, siamo in grado di fornire i, i raw data, ad esempio immagini, eh, a volte anche suoni, in realtà ci sono delle eccezioni in questo caso. E la rete neurale apprende automaticamente le features e anche la risposta. Quindi non è più una rete che è capace di dirmi se è il, un, un cane o un gatto, ma è capace anche di dirmi che tipo di razza è. E questa è la potenza. Se mi chiedete che cos'è il deep learning. Eh, non vi preoccupate, il concetto è molto semplice. Le reti neurali in, in passato erano una serie di layers di operazioni che eh, potete considerare come una uh, moltiplicazione matriciale. Okay? Ogni layer è un, una sorta di moltiplicazione matriciale. Per l'esattezza, un'operazione un vettoriale per un, un, un vettore per una matrice. Quello che avviene con deep learning è che ce ne sono tanti, quello che in realtà non si poteva avere in passato per il numero enorme comunque di, eh, di parametri da, della rete neurale. Quindi deep perché ne abbiamo tanti per ottenere la risposta che vogliamo. Ehm, anche se l'approccio deep learning o comunque di estrazione delle features all'interno della rete neurale è quello che eh, attualmente eh, ehm, va per la maggiore, ci sono delle eccezioni tuttora in cui il feature extraction tuttora esiste. Esiste anche un'applicazione come Sound Recognition o Gesture Recognition. E questo è il caso in cui, ad esempio, anche nel libro presento dei casi in cui è molto più semplice stare delle feature perché semplicemente si riduce il numero di parametri e funziona. Quindi in realtà ci sono ancora soluzioni in cui le feature extraction vengono fatte e non imparate dalla rete neural. Ora parliamo del target device. Eh, in questa sezione parliamo in particolare di microcontrollori. I microcontrollori sono uh, dei device idonei per TanyaMan. Qual è l'obiettivo? Vogliamo un dispositivo low power. Quindi, low power cosa intendiamo? Beh, se intendiamo microcontrollori, è qualcosa che è nel range dei milliwatt, milliwatt, qualcosa meno, dipende magari dalla tipologia di microcontrollore, e sono costruiti per essere power efficient. Ma soprattutto per i microcontrollori, perché sono presenti in varie industrie. Attualmente i microcontrollori sono dovunque, intorno a noi, sono anche nel microwave, sono eh, nelle nostre cucine, sono in termostato. E qui ho riportato un dato um, portato da IDC uh, che riporta 28 uh, miliardi di dispositivi venduti in tutto il mondo soltanto nel 2018. E l'altra cosa fondamentale è che ovviamente se vogliamo rendere AI ubiquita c'è cioè bisogno anche che il costo non sia elevato, no? Perché immaginiamoci di avere un'applicazione in una, um, una agriculture um, um, di agriculture, cioè in quel caso magari pensiamo ad avere numerosi dispositivi, però ovviamente bisogna avere anche i costi sotto controllo. Il microcontrollore è sicuramente un modo per ottenere un Processore che ha un basso costo e quindi può essere, ehm, ne possiamo usare tanti. L'altra è il fatto che è facile da programmare. Non abbiamo bisogno di eh, particolari skills, ma riconoscere un pochino architettura dei microcontrollori aiuta perché è importante perché abbiamo a che fare con dispositivi che hanno poca memoria, eh, però in realtà si usa sempre C o C anzi, in que di di questi tempi. Ehm e quindi non cambia più di tanto costruire un'applicazione per microcontrolli rispetto a un'applicazione che mai dovremmo costruire sul nostro computer. Quindi non c'è bisogno di uno specifico, specifico eh, know-how per il microcontrollore. Però è anche vero, eh, e, e niente, in questa, in questa slide eh, ho riportato un pseudocodice relativo a easy to program. Com'è che è un come può essere un tiny ML program? Qui non ho menzionato... È il, la, il, 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 il modo in cui eh, non faccio differenza sono ispirato sicuramente a TensorFlow Life for Microcontroller ma questa è l'idea generale di un programma ItalianML ricordatevi il modello in realtà è una black box e come una black box per noi è tipo una funzione quindi in realtà se vogliamo fare un programma ItalianML avrà questa struttura dovremo caricare il modello che da qualche parte sarà memorizzato Dovremmo inizializzare la memoria necessaria per eseguire l'operazione all'interno della rete neurale, acquisire i dati dal sensore o dai sensori, dipende. Una volta che abbiamo i dati, li prepariamo per la rete neurale e la nostra black box è questa qui, una singola funzione che ci ritornerà all'output. Poi sarà a noi interpretare l'output in base a come poi vogliamo fare l'applicazione. Niente di più che 5 effettivamente... Party. cioè l'applicazione consiste già solamente di 5 parti più o meno, per questo si parla di easy to program. Ma ovviamente ci sono dei constraints. Abbiamo un dispositivo low power, è un dispositivo low power perché, che ci permette di avere applicazioni che sono battery, eh, battery powered. ma questo cosa vuol dire? Ah, ci sono essenzialmente due aspetti che permettono di avere un dispositivo che è low power non sono gli unici, però personalmente sono quelli che fanno la differenza e sicuramente sono il fatto che abbiamo limitate capacità computazionali. Non abbiamo le stesse capacità che mai possiamo trovare su una, eh, su una CPU, ad esempio per smartphone o nel cloud, ma soprattutto anche il data type, cioè l'aritmetica la magari in floating point, sì ci può essere, ma sui microcontrollori forse è meglio l'aritmetica eh, intera, quella che perlomeno riesce a, a risparmiare eh, eh, energia. L'altro aspetto, e mari su questo la tengo in generale, anche se non, siamo, eh, non abbiamo un background di elettronica, come regola generale, tutti i componenti esterni al nostro chip hanno un impatto sul consumo di potenza. Questo cosa vuol dire? Che non possiamo usare, o perlomeno preferiamo non usare, memorie esterne, tipo la, la DDR. Questo vuol dire che bisogna fare affidamento a una memoria on chip, che sicuramente sarà molto veloce, ma è, è sicuramente anche estremamente low power, però anche molto ridotta in memoria. Avremo a che fare con sistemi che hanno un centinaio di kilowatt, ki, kilo, eh, kilobytes per, per la SRAM e qualche megabyte per, forse per la program memory. Quindi come potete notare ci sono dei constraints molto importanti qua. Allora, perché ML su microcontrollori? Secondo che... Allora, prima di tutto, perché non eseguiamo nel cloud? Eh, perché internet potrebbe non essere sempre accessibile. Ci sono eh, scenari in cui abbiamo bisogno di un'applicazione di TinyML dove non esiste internet, per esempio in un ghiacciaio perché bisogna monitorare il clima, ovviamente il cloud diventa complicato. Ci sono problemi di latenza e questo riguarda soprattutto per real-time applications. Mandare e inviare dati ovviamente verso il cloud non è istantaneo, bisogna aspettare, okay? quindi in realtà ci sono anche problemi di latenza per certe applicazioni in cui questa è non desiderabile. Consumo di potenza. Qua l'ho portato a generale perché purtroppo non sono riuscito a fare lo screenshot della, della pagina del libro in cui l'ho riportato. Ma anche se usiamo la periferica di comunicazione più eh, low power, tipo il Bluetooth, per inviare o ricevere dati, questa sarà sempre e comunque più costosa rispetto al all'utilizzo della CPU. È molto meglio eseguire calcoli sulla CPU piuttosto che inviare continuamente dati. Nella, 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 nella tabella che magari potete trovare su, nel libro ehm, parlo all'incirca di un 10% di, eh, di consumo riguardo alla CPU, 10% se abbiamo tutti i sensori on e il resto effettivamente sarebbe dovuto alla ehm, periferica ad per esempio Bluetooth per inviare o ricevere dati. Security. Allora, qui la metto sul fatto che, eh, eh, diciamo, non dobbiamo inviare dati e questo magari può, um, um, può renderci più leggeri. Facciamo un esempio. TinyML per un, un giocattolo, ok? Magari un giocattolo in cui serva per uh, in, far imparare le parole ai bambini, ok? Per esempio, colori, numeri. Potrebbe essere un'applicazione di TinyML il fatto di sapere che questi dati vengono inviati verso il cloud, ma non lo so dove vanno, dove vengono memorizzati, cosa ci fanno, beh, questo è sicuramente un vantaggio. Però attenzione, il fatto di non inviare dati, questo non vuol dire che l'applicazione sia sicura, perché potremmo effettivamente non inviare dati, ma potremmo avere un display o semplicemente inviare i dati in chiaro sulla Word. Questo non rende di per sé l'applicazione sicura. Quindi, in realtà, quello, so che, quello che voglio dire è che eh, ci può aiutare, ma non è l'unica componente per rendere. Cioè il fatto che non, sia, non si trasmettono i dati non vuol dire che sia al 100% sicura all l'applicazione, allora, why now? E per ehm, rispondere a questa domanda, ehm, in realtà devo dire che se, non, secondo me, secondo molti, in realtà, è sempre stato intorno e c'è di già TaniML, c'è di già perché esistono già applicazioni di eh, TaniML, eh, che ehm, per esempio negli smartwatch o nei fitness trackers, nel termostato, cioè ce ne sono. E la prima volta che ho sentito parlare di machine learning sui microcontrollori. Beh, risale al mio corso di, di al mio, al mio master degree a Pisa nel 2013. Era la prima lezione, ho eh, riguardato anche gli appunti ieri sera, di Ambient Intelligence e la prima lezione era una slide che appunto citava if wolves could talk. Perché? Perché in, nel corso si parlava di dispositivi che avrebbero interagito con noi, di dispositivi um, uh, wearable che avrebbero, ehm, che sarebbero stati usati comunque per eh, fare il tracking delle attività fisiche, effettivamente era già nell'aria, però non era ancora Tani ML. Perché non è Tani ML? Perché comunque qualcosa è cambiato rispetto a prima. E cos'è cambiato? È cambiato, sono cambiate, ehm, è cambiato sia il mondo expanded e si è cambiato il mondo ML. Mentre prima magari se ne parlava, ma era un ambito diciamo per pochi, perché eh, comunque programmare un microcontrollore non era ancora così semplice, ma soprattutto ML non era accessibile a tutti, bisognava essere esperti per usare ML. Dalla parte dei microcontrollori, quello che abbiamo visto negli ultimi dieci anni è sicuramente la facilità di programmazione. Ora gli, eh, gli, gli ambienti di sviluppo sono anche online e offrono un'esperienza plug and play I mean, in, in, in inglesismo che è sfuggito scusate um, è un'esperienza plug and play se ci riferiamo ad esempio a Arduino Web Editor ad esempio con un semplice tool che dobbiamo installare sul nostro, uh, sul nostro laptop possiamo comunque comunicare e programmare dal, dal web browser e i nostri dispositivi quindi è diventato veramente semplice non ci sono compilatori da installare molto spesso l'altra cosa e di questo sono effettivamente eh, molto contento ehm, è che con pochi ordini di codice è possibile controllare le periferiche ma soprattutto il solito codice molto spesso è utilizzabile su differenti piattaforme e questa è un'altra differenza non c'è bisogno di scrivere assembly per la specifica piattaforma o comunque scrivere le nostre routines per semplicemente accendere un led. L'altra cosa è che abbiamo visto anche l'incremento di eh, low cost sensors e di altre piattaforme di microcontrolli. Queste sono soltanto alcune delle cose che hanno, sono cambiate in questi anni. Cosa è successo da parte di ML? Beh, ML ha visto una trasformazione, ha visto nuove architetture, architetture che sono capaci non solo di ehm, riconoscere immagini, ma anche di risolvere eh, problemi tipo pose estimation, cioè se giochiamo per esempio con una console o anche con il telefono, noi sono capaci di vedere tutti i movimenti del corpo tramite machine learning. Ci sono infinite applicazioni anche per applicazioni della televisione, per il super resolution, per scalare le immagini da 4K a 8K, tutto è powered by ML. Ma soprattutto ci sono anche architetture che possono classificare immagini in soli 64 KB of RAM. Questo ad esempio sarà un topic del libro, cioè un capitolo dedicato in cui mh, presenterò come costruire una, un classificatore di immagini, di, per classificare 10 immagini, in soli 64 KB di RAM. Qual è l'altro aspetto fondamentale di ML che è cambiato? Eh, mentre prima sì, c'era qualche framework per sviluppare ML, um, però magari erano proprietari, magari non erano totalmente open source, ora sono free, sono open source, facili da usare, e permettono di non solo di sviluppare, ma anche di imparare, perché questo è il bello dell'open source, cioè ci permette di, di usarlo, di contribuire, ma anche di imparare, per questo che eh, attualmente mail non è solo per maniche di persone, ma eh, non è solo, quindi non è più solo per esperti. L'altro aspetto è che abbiamo ora anche nuovi tools che sono eh, qui, definisco end-to-end -end machine learning eh, tools, che permettono di semplificare ancora di più lo sviluppo di applicazioni ML. Perché magari se siamo alle prime armi ci possono suggerire come fare il design di una rete neurale, come acquisire dati, come fare il training, ma non solo. Alcuni di questi permettono di fare anche deployment direttamente sul microcontrollo. Questo è più o meno quello che abbiamo visto negli ultimi anni e questo per cui ora si parla di TANEMEL e effettivamente sta attrando tantissima attenzione. Eh, Alessandro, vedo ci sono alcune, non so se ci sono alcune domande o meno, quindi non so prima di andare sulla sezione numero due, non so se eh, ci sono delle domande. Non ci sono state domande specifiche? No, eh, al momento ancora no. Quindi io, io ti consiglio di continuare. E poi, se, se, vengono, se ci sono domande, te le, te le giro. Perfetto. Comunque, diciamo, Magari cogliamo l'occasione per ricordare alle persone che se hanno domande, possono farle nel eh, QA box e poi le, le raccogliamo e le, le, le giro direttamente a te. Perfetto. Ok, Parli passiamo alla seconda sezione. E in questa sezione parlerò più di. Terminologia e componenti. Questa è una nuova um, chiamiamola tecnologia, un nuovo campo. Quindi, come ogni sfida, c'è una nuova te terminologia da imparare. Um, in questa sezione parlerò di terminologia in quattro uh, ambiti: riguardo data, riguardo il design, machine learning, uh, il machine learning deployment, and software, tools and frameworks. Queste sono le quattro aree in cui analizzeremo alcune delle terminologie più usate eh, per comunque cominciare a, a masticare tani ml non sono tutte le terminologie che magari potete incontrare saranno solamente alcune però diciamo alcune delle quali vengono usate con più frequenza riguardo i dati cosa abbiamo sentiti cosa possiamo sentire di, eh, con molta frequenza che tre concetti data collection acquisition training dataset e Validation Test Dataset sono i tre punti chiave. e tre termini che sentirete molto spesso per sviluppare applicazioni di machine learning non solo per macchine controllori in generale. Data collection si riferisce all'acquisizione all dei dati dai sensori per creare questo dataset, questa collezione di campioni che poi servirà per allenare la rete neurale. Questo è un punto essenziale. Come ogni machine learning si parte da data collection. È questo che fa la differenza. Poi abbiamo il training dataset, che è l'insieme dei campioni usati per il training. Eh, è questo che in genere diamo alla rete neurale per aggiornare i pesi durante la fase di training. E poi abbiamo il validation test dataset, che sono separati e eh, non sono, diciamo. Um, mentre diciamo i validation data eh, sono usati scusate, sono usati per valutare l'accuratezza del modello. Perché una volta che abbiamo allenato il modello, ovviamente vogliamo sapere come si comporta in termini di accuratezza, per um, fa fare una sorta di assessment. Perché usiamo un validation test? Non possiamo usarne uno? e solo, Beh, in realtà nì, perché il validation viene usato. Nella, eh, anche durante il training per riportare l'accuratezza durante la fase di training questo però vuol dire anche che l'utente potrebbe involontariamente o volontariamente cambiare alcuni parametri del training per cercare di avere un accuracy maggiore sul validation dataset per questo motivo esiste un terzo dataset che è il test dataset che non viene usato assolutamente durante la fase di training ma post training per valutare l'accuracy Riguardo invece il Machine Learning Design, abbiamo queste quattro parole: architettura, il training, validation and model. L'architettura è la topologia. Non abbiamo parlato di, neti, di reti neurali. Ma l'architettura è la topologia e l'insieme di operatori della rete neurale. Questo è quello che costituisce la rete neurale. Bisogna ricordarci che in realtà quella che rende univoca la rete neurale non è di per sé l'architettura, ma sono i pesi che la rendono univoca per il nostro specifico caso. Training, qual è? Eh, che cos'è? È il processo ovviamente per aggiornare, per imparare i pesi. E questa, questo, il training generalmente viene fatto nel cloud. In, usando aritmetica in floating point. Quindi du, una volta che abbiamo completato la fase di training abbiamo un modello, abbiamo eh, i pesi che sono costanti in genere e ehm, in floating point. Validation, come accennato precedentemente, eh, cerca di, dare, di valutare l'accuracy del, del modello che abbiamo generato durante la fase di training. Il modello di per sé che cosa sarà? Sarà nient'altro che l'architettura più i pesi che descriveranno quella nostra black box, quello che abbiamo appena allenato. Deployment, machine learning deployment: questi sono altri tre concetti. Eh, l'inferenza, l'inferenza. Essenzialmente avviene una volta che abbiamo il modello allenato, una volta che abbiamo il modello lo eseguiamo sul target device che può essere il microcontrollore e ehm, ovviamente bisogna fornire un input per avere una risposta valida. Poi c'è il backend hardware accelerator e qui ehm, in realtà non se ne parla spesso nel, 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 nell'ambito di ML, ma è possibile che in realtà se ne cominci a parlare. Perché non se, ne, magari non se ne parla spesso? Perché quando parliamo di microcontrollori, spesso parliamo di CPU, perché è la componente di processing, eh, diciamo, che, che va per la maggiore nel microcontrollore. Ma questo potrebbe non essere più il caso, perché il microcontrollore potrebbe avere gli acceleratori aggiuntivi, che possono essere una micro in più, quindi acceleratori dedicati per, per eh, neural networks, o potrebbe esserci un DSP. Quindi il backend re back in realtà definisce il target device all'interno del microcontrollore. Cioè, può essere la CPU, ad esempio, o microMPU. Model quantization. Ho dedicato una slide a parte perché questo è quello che fa la differenza. Model quantization è un, un aspetto chiave di TinyML. Senza questo, è letteralmente, diciamo, difficile avere modelli che possano essere eseguiti su microcontrollori. Perché? Abbiamo detto che il fase di training genera un modello in floating point. Molto spesso i microcontrollori non hanno floating point acceleration. Questo cosa vuol dire che magari quando generiamo il programma, il compilatore eh, produrrà un sacco di istruzioni aggiuntive per emulare comunque l'accelerazione la, eh, in floating point. Ma soprattutto vuol dire che il modello sarà molto grande. Quindi quantization o la, questa tecnica non fa altro che convertire i pesi della rete neurale da floating point a 8 bit, in particolare questa è quella più comune per ridurre la dimensione del modello, okay? Ma so, migliorare le performance dell'inference e ma soprattutto diminuire il consumo di potenza. Cosa c'entra il consumo di potenza? Perché beh, il motivo è semplice Beh, se abbiamo meno istruzioni, abbiamo meno traffico dati verso la memoria, beh, questo è un easy win, quindi il consumo di potenza ovviamente diminuisce, perché abbiamo meno, meno traffico dati, ovviamente, e eseguiamo meno istruzioni per il solito workload. Quindi è una tecnica indispensabile, model quantization. E ora analizziamo questi concetti nel workflow e qui devo fare riferimento a, um, a TensorFlow, che è il, il software library di riferimento allo stato attuale, eh, anche se ce ne sono anche molte altre, eh, per Tani ML. Ehm, per quanto riguarda il training e il deployment su microcontrollori, come potete vedere, da questa slide c'è una una linea che separa lo spazio LDML dall'embedded space e nell'embedded space c'è il microcontrollore. Partendo dal fatto che abbiamo i dati, quindi i dati sono stati, abbiamo il training data, da qualche parte lo, siamo riusciti a ottenerlo. La prima parte è il design. Il design della nostra rete dipende dal microcontrollore. Cioè non può avvenire in modo separato. Come ho detto all'inizio, è un intersection, quindi bisogna conoscere. Le caratteristiche hardware del microcontrollore affinché si, si, si realizzi un'architettura che sia compatibile e possa, diciamo passatemi l'inglesismo, fittare nel, nei requisiti di memoria del, ehm, del, della nostra, del, nostro, del nostro microcontrollore. Una volta che abbiamo fatto il design e abbiamo l'architettura, eh, eh, possiamo passare alla fase di training. Nella fase di training passiamo i training data. L'architettura, e a questo punto aggiorniamo i pesi e quello che otteniamo è appunto il modello, il modello in floating point. Questo modello, come accennato precedentemente, non è idoneo per essere messo su un microcontrollore. Quindi il modello necessita di essere quantizzato. E qui passiamo da, ah, da TensorFlow, che è una software library, a un'altra libreria di TensorFlow, che è TensorFlow Lite. TensorFlow Lite ha un tool che è TensorFlow Lite Converter che permette di convertire il modello in floating point in modello quantizzato ai, uh, su 8 bit. Eh, ci sono vari modi per fare questa quantizzazione. Eh, quella più comune è quella che permette di quantizzare post-training. Ho il mio modello, lo converto direttamente senza eseguire altre modifiche. Ci sono tecniche anche più... Um, che permettono anche di ehm, ehm, fare il tuning della accuracy facendo una, una, una quantizzazione anche con cambio dei, dei pesi. Tuttavia, il modello quantizzato ottenuto da TensorFlow Lite non è ancora idoneo per il nostro microcontrollore, perché il motivo è semplice. Il modello è un file, è un dot in genere e Essendo un file c'è un problema. Cioè, il microcontrollore com'è che riesce a caricare questo file? Beh, potremmo pensare, ah, va bene, lo mettiamo su una SD card, um, quindi magari, magari creiamo un programma per caricare la, la libreria in qualche modo. Beh, questo approccio è totalmente, prima di tutto, inefficiente perché abbiamo bisogno di una libreria aggiuntiva per leggere un file, ma soprattutto c'è un concetto chiave. Ricordate quando ho parlato dei weights? I weights sono costanti. Se noi carichiamo un modello a runtime tramite una libreria, come facciamo a mettere i pesi, ad esempio, in program memory, che in genere è più grande della, della data memory? E questo è uno dei motivi per cui non possiamo utilizzare il, il file e abbiamo bisogno di convertirlo in un array, ad esempio. L'array è sicuramente una struttura dati idonea per il nostro... Per il nostro microcontrollore. Quindi il file viene semplicemente eh, convertito in una serie di numeri in esadecimale in un array che, se definito costante o comunque se non modificato, il compilatore eh, tratterà come un oggetto che non cambia nel tempo e quindi può essere messo nella program memory e quindi avere tutti i pesi e l'architettura eh, nella read-only area del microcontrollore. Questo uh, array, una volta che ce l'abbiamo, possiamo usarlo nel nostro, per fare l'applicazione e qui passiamo alla terza libreria di TensorFlow, che è la TensorFlow Life for Microcontrollers. In questo caso, la libreria è una libreria in C che ha il compito di, come visto nello pseudocode introdotto all'inizio, di ehm, le in leggere l'architettura che abbiamo nel nell'array e definire gli operatori da eseguire. Creare una sorta di grafo, una serie di, eh, um, di operazioni da eseguire. Di una, um, insomma, di costruirsi una, una, la, la, il processamento di tutti i dati, allocare la memoria e ed eseguire l'inferenza sul microcontrollore. Proviamo il programma, possiamo passare al modal deployment. <coughs> allora. Questa è la sezione in cui parlo di alcune uh, challenges uh, riguardo ML su microcontrollori. E, um, ovviamente non sono tutte, sono uh, alcune e alcune delle quali sicuramente mi sono um, eh, rimaste anche, um, cioè mi sono rimasto colpito anche durante la scrittura del libro perché eh, sono quelle sicuramente in cui ho trovato più difficoltà. Anche quando ho, ho, ho sviluppato il libro durante questi mesi. Sicuramente la sfida eh, più grossa è quella del data eh, collection. Come accennato precedentemente, sono i dati che fanno la differenza in, nel machine learning. Quindi abbiamo bisogno di acquisire dati. Potremmo pensare, beh, possiamo vedere se su internet c'è qualcosa. È vero, potremmo pensare, ma molto spesso i dati magari non sono disponibili. Molto spesso i dati MARI sono disponibili per uso accademico, ma non per uso commerciale, che è diverso, quindi la licenza potrebbe non allinearsi con i nostri interessi. E, ma se lavoriamo con sensori eh, diciamo, che non sono uh, standard, ad esempio accelerometro o altri, eh, diventa veramente difficile avere eh, dataset pubblici. Quindi magari possiamo pensare, ok, magari scriviamo un programma eh, per, per ottenere questi, eh, questi dati, ma può essere time consuming. Un esempio molto semplice è quello di una Smart Weather Station, cioè magari realizziamo un'applicazione che deve dirci se, eh, ne se nevica oppure piove domani. Cioè abbiamo bisogno dei dati eh, del, del meteo, e magari potremmo pensare di raccogliere con un microcontrollore. Avremo bisogno di almeno tre anni per ottenere questi dati. Dovremmo pensare, beh, possiamo prenderli da alcuni siti, però molti siti effettivamente non offrono magari delle licenze commerciali. Quindi potrebbe essere difficoltoso. L'altra sfida è sicuramente il fatto che ci sono casi in cui vogliamo monitorare eh, rari eventi. Beh, questo è un caso eh, difficile da trattare perché. Quando siamo uno di questi, magari abbiamo un sacco di campioni, però abbiamo, um, nel caso dei rari eventi, ne abbiamo solo pochi. Questo è il caso che viene chiamato unbalanced dataset, un dataset che ha campioni che rappresentano mh, in, in, in maniera in prevalenza la classe che si presenta con più frequenza e pochissimi campioni per il raro evento. Come si comporta secondo voi in questo caso la rete neurale? Sì. Diamo questo dataset. La rete neurale vuole sicuramente avere un'accuratezza molto alta. Quindi sarebbe sufficiente per la rete neurale, o è su, anzi, è sufficiente per la rete neurale imparare molto bene i campioni che si verificano più frequenza e, incredibile ma vero, la, la cure sarebbe molto alta. Ma in realtà l'applicazione non funziona, non, non funzionerebbe. Quali sono le possibili soluzioni? Uh, ci sono casi in cui è possibile avere campioni sintetici, questo è il caso dell'audio o delle immagini. In quel caso possiamo pensare di eh, trasformare le immagini per, oh, oppure <coughs> realizzarle. Questo è il caso, per esempio, in gaming. Eh, magari, eh, attualmente i videogiochi hanno una, un potere di risoluzione incredibile, quindi potremmo usare i videogiochi anche per realizzare, per ottenere immagini per il nostro training dataset, La cosa analoga per l'audio. Per i rari eventi eh, c'è un campo di studi che è quello dell'anomaly detection. Qui ci sono architetture che sono capaci di individuare quando ci sono anomalie. Quindi, magari, il, ehm, ovviamente in questo caso, ovviamo il problema dei rari eventi, cioè sono comunque architetture che hanno il compito di individuare quando si verifica il rare evento. Un'altra soluzione, per esempio, adottata nel, nel libro, nel, in uno dei capitoli, è transfer learning. In questo caso abbiamo, riutilizziamo un'architettura che è già allenata per uno scopo che è simile a quello che dobbiamo fare. Quindi in questo caso riprendiamo la rete neurale, che sarà già allenata per qualsiasi altra cosa, e la riusiamo nel nostro ambito per risolvere un problema del tutto simile. In questo caso è sufficiente avere pochissimi campioni affinché l'applicazione funzioni. Non abbiamo bisogno di migliaia di immagini o migliaia di altri campioni. Ne sono sufficienti pochi. L'unica condizione è che il pre-trained model, cioè il modello che riusiamo, risolva un problema simile a quello che stiamo facendo. E poi un'altra soluzione è sicuramente quello di adottare end-to-end -end machine learning framework. <coughs> In questo caso... Sicuramente può semplificare l'acquisizione dei dati, perché magari offrono anche un modo o dei programmi per acquisire o visualizzare i dati anche in tempo reale. E quindi semplifica notevolmente eh, il data collection. Model architecture, questa è un'altra gran, grande sfida, specialmente se abbiamo cominciato a giocare da poco con, con Machine Learning. Um, se vogliamo realizzare da, da zero una, una, una rete neurale, da dove partiamo? Quali operatori bisogna usare, Con, qual è l'ordine degli operatori? Beh, comincia a essere difficoltoso perché effettivamente bisogna essere esperti per, per capire come, come farlo. Oppure, ehm, come facciamo a fare un design di una rete neurale che possa entrare nei requisiti di memoria della mia SRAM? Beh, queste sono challenges importanti e come le possiamo risolvere? Beh, um, sicuramente end-to-end -end Machine Learning Frameworks, anche in questo caso, um, possono semplificare il problema. Perché possono suggerire allo sviluppatore eh, delle architetture da, di riferimento da utilizzare, da modificare, e comunque, eh, quindi, semplificano notevolmente la parte di design. L'altra cosa fondamentale è, è che suggerisco, non, cercate di non fare il design discreto da, da zero eh, di, per, per, la tua, per la vostra soluzione. Cercate prima di vedere se esiste nella community qualcosa di simile e cercate di riutilizzarlo. Perché ricordate quello che rende unica l'architettura, o comunque il modello, sicuramente l'architettura è importante, ma sono i pesi e quindi saranno i dati poi, in realtà, a rendere unica la vostra soluzione. Qual è? La... L'altra challenge, questa in realtà, non è proprio, è nel mezzo tra il machine learning e il sistema embedded. e per spiegare questa challenge, um, ho riportato un esempio che è nel libro, eh, nel, capitolo, uh, nel capitolo 5, in cui spiego come realizzare un, un classificatore di ambienti interni. In, in, in questo particolare caso la rete neurale viene usata per riconoscere la cucina o il, o il bagno. Quindi Qual è ehm, il problema in questo caso? Abbiamo la rete neurale, ma tra la rete neurale e la, e la camera ci sono degli step intermedi, perché la camera, prima di tutto, eh, non ritorna, il, color format nella, nel, non, non ritorna il, il formato colore che ci aspettiamo per la rete neurale esempio la, la, il color format di, che riceviamo dalla telecamera in questo caso è YUV ma quello che si aspetta la rete neurale è RGB 888 quindi 8 bit per ogni canale di colore una volta che abbiamo ehm, questa conversione dobbiamo fare il cropping perché magari ci interessa solo un'area poi dobbiamo fare il resizing perché magari la risoluzione della camera non è, non è quella che la rete neurale si aspetta quindi bisogna ridimensionare e, e una volta che abbiamo ridimensionato bisogna anche quantizzare perché come ho detto la rete neurale è quantizzata quindi abbiamo bisogno di quantizzare i pixel affinché si offra l'input valido per la rete neurale qui ho riportato eh, di sotto la memoria il, mh, de, la SRAM in, in questo particolare caso che necessitiamo per ogni individuo per ogni eh, step intermedio come potete andare, non è proprio trascurabile per un microcontrollore. Dopo, infatti, la color conversion abbiamo un picco di SRAM che è circa 57 K. Insomma, è tantissimo. Quindi, cosa possiamo fare in questo caso? Per ovviare a questo problema, e il problema in questo caso è come facciamo a mantenere l'utilizzo in memoria al minimo. Una soluzione che è quella di fare l'operazione Fusion. Tra, cercare di fondere il più possibile gli operatori traditori questa tecnica che non andrò a spiegare nel dettaglio qua ma sono ben felice di eh, dare più informazioni nel caso ci fossero domande prevede di processare solo una porzione di ogni eh, eh, una porzione del, del, di ogni input alla volta quindi in realtà il color format cosa fa è eh, fa la conversione del colore per una porzione dell'input, dell che poi la passa alla seconda, al secondo stadio e così via. E poi si ricomincia. Questo è il modo in cui viene, può essere eh, risolto il problema. Un'altra problem un soluzione è quella di avere un, un memory manager che ci permetta comunque un utilizzo di memoria eh, efficiente però in genere l'Operator Fusion è la tecnica più efficiente per salvare eh, memoria e quindi permettere di sviluppare applicazioni di email su microcontrollori. Eccoci qua allora alla eh, demo. Prima di proseguire la demo ci sono domande? Allora, guarda, abbiamo una domanda Gianmarco ehm, da Luciano Veronese che chiede, diciamo, in realtà so che tu toccherai un po', su, cioè parlerai un po' di, di, va di vari use cases... Eh, eh, però diciamo forse è il caso di affrontare la domanda adesso eh, lui chiede Luciano chiede se ehm, la tecnologia eh, TinyML permette di fare solo data classification o anche altro per data classification intendo che i dati di ingresso sono in qualche modo suddivisi in categorie esempio tipo di immagini e l'output la, la categoria individuata e poi dice a me sembra che tutti gli use case relativi a ML ricadono in qualche modo in una classificazione okay. chiede chiarimenti e se, insomma, se hai idea di se, se puoi fare altri esempi diciamo certamente allora eh, questa è una buona domanda e rientra effettivamente nel, nella domanda quali use cases possiamo affrontare con Tani alla fine beh sicuramente il classificatore di immagini è quello più comune eh, ma non è l'unico per esempio è, è già possibile fare object detection che è diverso da image classification perché in quel caso là in, in caso di object detection e object uh, tracking in realtà seguiamo un oggetto nel frame poi quali altri casi beh ci sono anche eh, eh, sound recognition sicuramente e, e, e casi di um, eh, Regre eh, class regression classifier, cioè in parole povere di reti neurali che sono um, che hanno il compito di predire valori. Invece di classificare gli oggetti, per esempio indicare se, eh, facciamo un esempio, se nevichi o piova, il classificatore ci indica la temperatura che ci possiamo aspettare in, in tra un'ora o tra due ore, che è un use case diverso. Questi sono più o meno uh, gli use cases che uh, attualmente ho visto uh, sviluppare maggiormente su TNML, ma posso anche dire che non sono gli unici perché um, i microcontrolli si stanno uh, sviluppando, stanno diventando sempre anche più ML friendly in termini di operazioni, quindi in realtà gli use cases, potranno esserci altri use cases, però ovviamente i limiti di memoria uh, sono importanti. Da considerare che è già possibile eh, sul microcontrollore fare un image classification su 64 kilobyte che posso assicurare non è una cosa così, ehm, così banale. Una, una cosa per esempio che stanno ehm, su cui c'è eh, tanto lavoro ancora è speech recognition, cioè tutti vorrebbero ehm, comunque eh, cercare di portarlo su microcontrollori, però più o meno sono, uh, sono questi, gli use cases. Guarda, eh, Gianmarco, abbiamo un altro paio di domande. Però, in realtà, visto che non abbiamo tantissimo tempo, io propongo sì. di andare avanti. Ehm, vai con la demo, e poi magari le, le prendiamo dopo. e ehm, Se diciamo probabilmente staremo diciamo, andremo un po' oltre il tempo. Quindi, se, eh, diciamo, se, se dovete andare via, potete poi vedere la, la registrazione, ma se insomma, se rimanete ci fa piacere. Allora, eh, per quanto riguarda la demo, quello che posso fare, ehm, magari mostro le cose salienti della demo, così poi parto sull'ultima parte. La, la demo in realtà voleva vedere, eh, necessito di cambiare postazione, perché devo usare un altro computer, quindi condivido lo schermo, ci provo. Um, vale, mentre fai questo magari ti faccio l'altra domanda da, da Mark e Mark eh, chiede se ritieni importante l'uso del framework ML Ops per distribuire modelli TinyML ML su dispositivi embedded e mantenerli dopo la distribuzione ok beh lo, um... Tutto dipende da quello che uno deve fare, dipende dall'obiettivo. Eh, sicuramente eh, lo è, però per rispondere a questa domanda uno deve anche mh, avere in mente qual è l'obiettivo di eh, DML. Eh, sicuramente lo trovo uh, uh, più che valido, uh, però ovviamente c'è bisogno anche da capire in, in quale contesto. Eh, ce ne sono uh, tanti quello per esempio di tool che trovo uh, molto importanti specialmente per chi è alle prime armi di, di ML sono i machine learning di uh, end to end machine learning framework tipo Edge Impulse ad esempio um, che permette effettivamente di avere un approccio più amichevole nei confronti del machine learning perché semplifica il data collection la realizzazione il design delle reti neurali e, e, e permette anche di condividere comunque quello che è stato fatto con altri collaboratori per quanto riguarda MLops? Sicuramente, anzi, è, e ci sono anche altri, a, altri, um, altri tools che va, non voglio citarne semplicemente per non dare credito, a uno invece che a un altro, però sicuramente è, mh, è più che valido. Ci sono altre domande riguardo Use Case? Quello che posso fare è Mari, fammi provare a vedere se um, di... vedete ancora lo schermo, giusto? Eh, no, stai non vediamo più niente. Aspetta un secondo. Quello che posso fare così spiego brevemente eh, share screen. Mentre fai quello, magari, magari aggiungo una cosa sull'ultima domanda eh. di Mark. E, diciamo una cosa che io lavoro per Regent Pulse. Eh, quindi diciamo, mi occupo proprio di eh, supportare aziende che fanno deployment su, eh, su microcontrollori eh, su larga scala. E mi accorgo spesso che, fondamentalmente, una delle difficoltà che le aziende trovano è proprio questa di, di gestire un modello eh, e gestire diciamo, il life cycle del modello, quindi poter fare updates eh, e diciamo, fare deployments successivi di modelli nuovi, di modelli aggiornati su, su devices e per esempio insomma, Edge Impulse aiuta proprio in questo e quindi eh, diciamo in realtà noto con, con interesse che hai tirato fuori questa domanda perché in realtà è un, è un punto chiave diciamo che è un po' la, almeno per come la vedo io, è un po' quello che delimita eh, l'utente diciamo alle prime armi con l'utente invece un po' più cioè, professionista, vero e proprio che si occupa di appunto di, di, di avere problemi di life cycle management dei modelli eh, e non solo di fare diciamo un, un, una demo o un esempio diciamo vai gianmarco tutto tuo ok um guarda limito la demo in realtà solo a presentare le, le parti salienti del, del um, machine learning uh, di, uh, machine learning framework perché l'ho menzionato molte volte durante la presentazione ma in realtà non ho uh, dato indicazioni su cosa fa esattamente quindi mi concentrerò solamente a dare i punti chiave specialmente per chi ha appena cominciato in questo è un caso in Gimpulse ma sono anche a conoscenza di altri di altri tools di altri frameworks um, quindi in, essenzialmente quello che offre, offre all'utente la possibilità di fare data acquisition, di fare il design del modello, di fare anche il tuning in alcuni casi del modello per quanto riguarda le performance o riguarda l'accuratezza del modello, di fare anche un la live classification. Quindi, se eh, ad esempio, il microcontrollore è compatibile con il framework, è possibile testare le performance direttamente sul microcontrollore. Prima di fare il deployment. E questa è una feature che effettivamente eh, mi piace anche di più, perché ehm, ovviamente eh, quando facciamo il deployment siamo soggetti anche a errori, a bugs per lo meno quando facciamo live classification prima di fare il deployment possiamo accorgerci se il machine learning model effettivamente funziona o meno sul device per quanto riguarda Edge Impulse ad esempio eh, in questo caso offre eh, diverse eh, modalità per acquisire dati eh, ad esempio si possono acquisire dati tramite un telefono eh, tramite eh, la, direttamente anche tramite la, la seriale la seriale ad esempio potrebbe inviare dati e Edge eh, Impulse può fare il parsing di quello che avviene sulla seriale, quello che viene trasmesso sulla seriale e comunque creare, eh, il, eh, non creare eh, salvare i campioni eh, all'interno del framework. Quello che Mari può essere eh, interessante, eh, vado un attimo, um, dove, uh, un secondo, sicuramente quello che è interessante è la parte di, di design. In, in questo caso la parte design offre l'opportunità di scegliere delle features o comunque di scegliere la tipologia di feature extraction o comunque anche di fare la, il design del classification, ad esempio quello che menzionavo prima um, riguardo il design eh, molto spesso i tool quello che possono fare è fornire del, dei preset per l'architettura, cioè sapendo cosa vuoi realizzare, ad esempio un gesture recognition o un sound recognition, eh, il tool potrebbe eh, suggerire dei modelli, delle architetture che potrebbero essere idonee per, eh, per, la, per la soluzione che vogliamo fare. Una volta che poi viene fatto il training, in questo caso è semplicemente cliccando un pulsante, poi il risultato avviene è riportato in una tabella. Questo è una, un modo comune per riportare i risultati ehm, del, dell'accuratezza, ad esempio, del machine learning del, del modello per quanto riguarda le varie classi. E, 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 e niente, insomma, questo è effettivamente un modo. Uh, carino soprattutto per chi è alle, 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 mh, alle prime armi l'altra la, parte che come dicevo c'è anche la parte live classification non vado nel dettaglio della demo perché sono uh, conoscenza che siamo già oltre il limite di tempo uh, però, mh, però è possibile connettere eh, il dispositivo che è compatibile per esempio con il tool e testare la, il funzionamento del, eh, del dispositivo quello che volevo vedere, ad esempio, ah, riguardo data collection, quindi torno un attimo indietro, magari eh, quello che intendevo nella visualizzazione dei dati è proprio questo, cioè infatti, la possibilità di visualizzare, ad esempio, l'andamento dei dati, cioè capire, avere informazioni eh, visive riguardo a quello che abbiamo eh, raccolto eh, tramite eh, Gimpulse, tramite, tramite il tool. La parte finale è quella del deployment e nel caso di Aging Pulse, ad esempio, vengono offerte eh, diversi modi per fare il deployment. Uno di questi, ad esempio quello che ho usato eh, nel libro in particolare, è quello di Arduino Library, cioè crea uno zip file con l'Arduino Project che importi direttamente nell'Arduino IDE o Arduino Web Editor. E, e, in pochissimo tempo hai la possibilità di realizzare un'applicazione di ML eh, senza dover scaricare toolchains chains o, o, o altri tools per eh, appunto per fare per sviluppare un'applicazione di Tani ML. Non, non andrei oltre eh, Alessandro a meno che ci siano domande specifiche. Scusero, ehm era in silenzioso. Ehm, guarda no, domande specifiche diciamo ce n'è una che, a cui stavo rispondendo io okay. eh, direttamente quindi diciamo è specifica su Edge Impulse ehm, c'è un'altra domanda che aveva fatto Svemo prima che è un po' più generica e ehm, era riguardo l'operation l'operazione fusion sì. il processo viene fatto sul microcontrollore o nella parte di training oh, ehm, okay. diciamo questa è la domanda Ok, no, quella è la parte di, sul microcontrollore. Cioè, ehm, in, in sintesi, quando facciamo il model deployment sul microcontrollore, il modello si aspetta un input, però l'input non è ancora pronto. Uh, cioè, l'input spesso viene da un sensore, che può essere una telecamera, ma non è nel formato in cui si aspetta il modello di machine learning. Quindi, bisogna prepararlo. E quello è un esempio in cui eh, magari la telecamera eh, ritorna una, una risoluzione, un color format diverso da quello che si aspetta la, la rete neurale e c'è cioè bisogno di, di eseguire diversi step. Quindi, l'operator Fusion accade esattamente sul microcontrollore e sta a noi perché in realtà non sono a conoscenza di molte librerie ne conosco alcune però in realtà l'operator fusion come intendo in questo particolare caso in realtà non viene eh, offerto da altre librerie vediamo se posso um, uh, continuo a vedere lo schermo alessandro la, la, le slide No, sto vedendo ancora Edge Impulse. Ok, va dammi un secondo. Ok. Ok. Ci uh. sono altre domande okay. prima che proceda con... Adesso lo vedo. Eh, no, direi che possiamo procedere con la fine. Ok. Quindi allora, procedo con questa ultima sezione dove brevemente eh, presento alcuni contenuti del libro che ho finito di scrivere da pochissimo tempo, da, da qualche settimana anche della verità, e che verrà ehm, pubblicato ad aprile 2022, credo nella seconda metà di aprile. Publish a Pact, il titolo è Tanya eh, Mel Cookbook e come indica il titolo è un ricettario ehm, l'idea è stata quella di presentare eh, esempi per eh, sviluppare applicazioni di Tanya Mel però non è soltanto un ricettario nel senso di ok bisogna fare questo e questo, è un ricettario nel senso che si bisogna fare questo, però fornendo anche il perché bisogna fare questo. Ad esempio, eh, ci sono alcune eh, sezioni in cui spiego l'operator fusion tramite eh, un esempio: in quel caso era il riconoscimento degli ambienti interni di una casa e c'è l'operator Fusion in cui viene spiegato come è possibile farlo in questo specifico caso. In altri casi viene spiegato il perché viene utilizzato, ad esempio, feature extraction invece di utilizzare direttamente la rete neurale, ehm, invece che a, a allenare la rete orale per in, eh, imparare le features, e, eh, niente, comunque le, il libro presenta, uh, sì, oltre 50 ricette per sviluppare queste applicazioni. E le, le piattaforme di riferimento sono due: una è Arduino Nano 33BL um, Sense e l'altra è la Raspberry Pi Pico. Uh, il codice sarà disponibile uh, su GitHub, in realtà lo è già, è già disponibile, però sto ancora facendo delle modifiche uh, a Readme, Quindi, se provate ad accedere a GitHub, si trovate il, il source code, però eh, in realtà ancora un po' di work in progress. In termini di key features, eh, il libro presenterà. Ehm, come fare il training, come fare il deployment su queste due piattaforme, perché queste due piattaforme, perché presentano due eh, diversi due tipologie di scenario. L'Arduino Nano è una piattaforma che ha eh, praticamente tutto on board, high sensori, ehm, con quale effettivamente Tani è come si dice in inglese è straightforward, cioè in, con semplici passi e eh, non abbiamo bisogno di componenti esterni per realizzare una Un'applicazione un di TANIMEL. Raspberry Pi Pico in realtà presenta uno scenario in cui non abbiamo componenti on board a parte il microcontrollore e quindi in questo caso viene anche spiegato come interagire con i componenti esterni, con i sensori, eh, con i LED per sviluppare applicazioni complete, quindi sono complementari in questo senso. Um, I frameworks di interesse sono TensorFlow Lite for Microcontrollers and edging, ed Edge Impulse, ma, um, ma ci sono anche eh, riferimenti a, a MicroTVM, che è una tecnologia che, sta, eh, sì, che si sta sviluppando, ancora, eh, an, ancora sotto sviluppo, però sta attraendo molta attenzione. E per chi è questo libro? Questo libro è per persone che soprattutto hanno un, mini, diciamo, un minimo di conoscenza di machine learning ma non hanno eh, minima conoscenza di sistema embedded o programmazione di microcontrollori. Quindi eh, è un modo eh, pratico per imparare a programmare i microcontrollori, ma a sviluppare applicazioni di TANIML, per questo che non è necessaria una conoscenza di eh, programmazione di microcontrollori per, eh, per, per questo libro. In termini di eh, cose che vengono presentate nel libro... Come accennato, le, le basi di programmazione di microcontrollori, ci sarà eh, la possibilità di interfacciarsi con, eh, mostrerò un per interfacciarsi con sensori come il microfono, la telecamera, l'accelerometro, il te te sensore di temperatura, di umidità. Eh, ci sarà un esempio per costruire una weather station eh, per mezzo di TensorFlow per, per, micro per, micro per microcontrollers, su sia su Raspberry Pi che Arduino Nano. È un'applicazione ehm, eh, che risponde alla. che riconosce comunque le, le parole. Ehm, in particolare, riconosce eh, parole tipo ehm, beh, colori e numeri per realizzare una sorta di applicazione che può essere considerata un gioco, ad esempio, per bambini per imparare eh, alcune parole. Eh, L'utilizzo è Transfer Learning su Arduino Nano per riconoscere ambienti indoor. Um, Un'applicazione di gesture recognition per controllare eh, ad esempio la riproduzione di video su YouTube, in quel caso verrà utilizzato, verrà utilizzato la Raspberry Pi Pico sul quale c'è un gesture recognition tramite TinyML che invierà dati al computer e sarà possibile controllare i video eh, di YouTube tramite semplici gesti. Eh, e infine ci sarà una parte dedicata al design, comunque alle... Uh, tecniche per realizzare tani um, um, piccoli modelli di machine learning basati su reti neurali, um, per riconoscere immagini. In questo caso, il constraint erano uh, 64 kB of RAM e, e l'input in, il cifar 10 è un dataset di immagini eh, che è molto noto, eh, e riusciremo a realizzare una, una, un modello che ha del 70 da chiudersi e sarà capace di essere eseguito su un dispositivo con soli 64 kilobyte. E questo è tutto, fantastico. Grazie mille, Gianmarco. E eh, siamo un po' in ritardo, quindi diciamo un po' e eh, basta? un, o... un po' è basta? Siamo un quarto d'ora in ritardo. E quindi vorrei, vorrei lanciare eh, il, diciamo, il survey finale. Eh, Magari Gianmarco, se, se vai avanti, la prossima slide. Eh, e, Dimmi se. Eh? Sì, ok. Allora, guarda, se mi dai il controllo, faccio, eh, faccio pure io. Allora, aspetta. E innanzitutto ti volevo ringraziare per, per il talk perché è stato molto, molto interessante, un vero talk, talk introduttivo, eh, ma spesso, spesso quando uno fa il talk, un talk introduttivo... Diciamo, si, um, si perde un po' nella parte iniziale senza poi, diciamo, dare, dare insomma, più informazioni e insomma, spiegare veramente di cosa si tratta, quali sono le, le, le difficoltà e via dicendo. Invece, tu hai fatto proprio un bel, uh, un bel panorama sia della tecnologia, sia delle, delle difficoltà, del, dei, dei tool e via dicendo. Quindi eh, davvero grazie perché penso che sarà utile a molti. Eh, e non so quanti altri talk del genere ci sono in italiano, quindi sono soddisfatto, insomma, del. Di avere qualcosa del genere a disposizione adesso per la comunità Tiny Melle Italia. Eh, quindi grazie mille ancora. e Grazie a voi in realtà. Grazie. E niente, e con questa chiudiamo, quindi andiamo avanti. Eh, allora, volevo ringraziare tutti gli sponsor eh, che, che abbiamo. Abbiamo detto all'inizio, insomma, siamo fortunati, Tiny Melle ha tanti sponsor, eh, e quindi eh, adesso. Corriamo, diciamo, scorriamo attraverso i vari sponsor per darvi un'idea del, delle varie tecnologie che eh, fanno parte, insomma, partecipano a questa, a questa comunità. Allora, vediamo se questo funziona. Sì, okay. Allora, la prima è ARM, ehm, l'azienda per cui lavora Gianmarco, un'azienda eh, molto nota nell'ambito di, di, di processori, eh, tra l'altro è la mia ex azienda da, da, anche, <ride> e quindi questa è la prima, poi c'è Edge Impulse, l'azienda per cui lavoro adesso io, eh, che come ha mostrato già Marco è un tool end-to-end -to -end, eh, per machine learning, poi c'è Qualcomm um, AI Research che eh, è un'azienda che si occupa ovvi ovviamente di processori eh, e, um, e machine learning, poi c'è Syntient che si occupa di um, eh, neural decision processors, quindi eh, processori specifici al machine learning e poi abbiamo i Platinum Strategic Partners e eh, cominciamo con Deep Light che ehm, si occupa di ehm, diciamo un tool per comprimere ehm, e rendere modelli più efficienti. Poi c'è oddio, questo sta avendo difficoltà. Scusate, ma ho ok. Eh, Clickatech Global IoT Solutions. Poi abbiamo Reality AI eh, che eh, permette di aggiungere sensori avanzati al, um, ai, ai vostri prodotti. Poi c'è Renesas che ovviamente è, è una, un grosso produttore di uh, processori di tutti i tipi. E poi abbiamo Gold Strategic Partners: Fotahub, Maxime Integrated Latent AI micro.ai nxp seed sensi un altro tool st sinsense e poi abbiamo eh, gli altri partner sono eh, i partner eh, argento e qui vedete E on devices emsa green waves otg, Immagibob, Itemis, prophecy, Kixo, Rixen, Sap e Stream Analyze. Quindi, come abbiamo già detto, tanti partner che contribuiscono um, a, questo, a questa comunità e eh, rendono possibili questi talk. E che tra l'altro ricordo a tutti che ovviamente i talk al momento sono ancora, diciamo, virtuali, ma tra poco ricominceremo a fare talk dal vivo in Italia, quindi ehm, spero, spero di vedervi tutti di persona a breve. C'è un talk eh, globale martedì 22 febbraio per chi è interessato. E poi, eh, ok, questa è l'ultima slide e eh, con questa volevo ringraziare di nuovo Gianmarco per, eh, per, la sua, per il suo talk, è stato molto molto interessante e grazie a tutti per aver partecipato. E spero di rivedervi presto, appunto, dal vivo, eh, tutti quanti in giro per l'Italia. Quello che faremo eh, è faremo vari talk di persona in giro per l'Italia, in, in varie località. Quindi, ehm, spero vivamente di incontrarvi tutti dal vivo al più presto. Grazie mille, grazie Gianmarco.